Questo era Stop for a Minute, un loro brano del 2010, sempre qui in Music and Tech con Andrea. Parliamo ora di telefonia e lo facciamo con Andrea Trapani, nostro amico e fondatore di Mondo 3, oltre che giornalista tecnologico. Ci parlerà di una grossa novità per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo. Ciao Andrea! Ciao Andrea, oggi parliamo di una notizia veramente molto importante, soprattutto una bella notizia, una notizia che i consumatori, quali siamo noi, aspettavano forse anche da decenni. Insomma, la G-Com a inizio di questo mese ha bloccato i servizi premium che vengono attivati sulle nostre SIM, che siano abbonamenti o prepagati. I servizi premium cosa sono? Sono quei servizi molto fastidiosi spesso, che si attivano in automatico. Ora nell'era di internet si attivano a volte cliccando su un banner, arriva un abbonamento che non vogliamo e paghiamo intanto diversi euro ogni settimana. Nel passato, ve lo ricordate, c'erano loghi, suonerie. Insomma, è un mondo molto ricco, tanto è vero che vale circa 800 milioni di euro ogni anno. E cosa cambia? È che la G-Com, anzi il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha deciso che il blocco e l'attivazione di tutti questi servizi in abbonamento che sono forniti tramite MMS, SMS, appunto come avevamo detto, tramite banner, siano bloccati di default, ovvero finalmente quello che chiedevano da anni i consumatori, che si possa accedere a questi servizi solo richiedendolo. Non sono più attivi in automatico, non lo saranno in automatico fin da subito per chi prende una nuova SIM e nei prossimi 30-60 giorni, ora c'è il regolamento attuativo, sarà bloccato anche ai già clienti. Quindi cosa si può dire? Finalmente una buona notizia per il mondo della telefonia e soprattutto per chi aveva paura ogni tanto di trovarsi il credito prosciugato da servizi che non conosceva. Questo non succederà più e diciamolo per una volta, brava G-Com. Music and Tech.